Questa sera siamo qui per presentare molti documenti inediti sulla figura di Niccolò Tinebra Martorana. Questa serata, questa manifestazione ha avuto inizio con un pretesto che è abbastanza sostanzioso, cioè la scoperta delle poesie giovanili inedite di Niccolò Tinebra Martorana che sono state pubblicate all'inizio di dicembre. Poi questa scoperta ha dato l'avvio a una serie di altri ulteriori studi, per cui stasera ci saranno, oltre alla presentazione del volumetto di versi di Niccolò Tinebra Martorana, anche altri contributi, per esempio di Angelo Cutaia, di Calogero Messana e di Agata Gueli, che relazioneranno sulla figura di Niccolò Tinebra Martorana a tutto tondo, quindi non soltanto per quanto riguarda queste poesie scoperte da poco, ma anche per la sua figura in generale di medico, di storico, di intellettuale e di racalmuto. È un'occasione molto importante per i racalmutesi, perché molti, diciamo, per molti, soprattutto per i più giovani, sarà una scoperta, per quelli invece più maturi sarà una riscoperta, in quanto vedremo un Niccolò Tinebra Martorana nuovo. Conosciamo già il Niccolò Tinebra Martorana storico, stasera vedremo anche gli altri aspetti di questo personaggio straordinario di racalmuto. La professoressa Agata Gueli, che ha fatto una lettura mirata delle poesie del giovane Niccolò Tinebra Martorana, e il fatto che sia di un giovane penso che sia un punto di partenza per l'analisi delle poesie stesse. Sì, è interessante anche perché Antonio Tinebra oltretutto ha fatto gli studi presso il liceo classico di Agrigento, allora Girgenti, visto che parliamo del 1891-1895, ed è il liceo dove io tutt'oggi lavoro, per cui era anche come dire, un modo in più, uno sprone in più per poter studiare in maniera approfondita le giovanili poesie del giovane Martorana. Sono delle poesie chiaramente di un ragazzo che ha appena terminato gli studi liceali, imbevuto chiaramente di una profonda cultura classica che poi chiaramente riporta e riversa in queste poesie. E allora quella, così come dirò fra breve anche nel mio intervento, possiamo notare echi che ricordano la poesia di Alceo, così come di Archiloco e chiaramente anche di Catullo e di Orazio, così come è possibile notare, e non è era inevitabile allora, echi leopardiani o carducciani. Comunque, a prescindere, diciamo, dalle fonti di riferimento del giovane Tinebra, è innegabile il fatto che comunque si denota un poeta in fieri, un giovane che aveva molteplici interessi, visto che il Tinebra spaziava dagli interessi per la storia agli interessi poi in realtà per la poesia, che è l'ambito che svilupperemo questa sera, visto che già è conosciuto come storico. Grazie, ci ha dato veramente una lettura in profondità del giovane poeta, con i limiti evidentemente, diciamo, del valore degli esercizi che potevano avere. Per noi racalmutesi, comunque, a prescindere del valore in sé delle poesie, è importante perché lo colleghiamo al Tinebra storico, e il Tinebra storico, il cui libro è stato pubblicato nel 1982, ripubblicato e presentato al teatro di Racalmuto, alla presenza di Leonardo Sciascia, che ha scritto una mirabile prefazione. Anche questa manifestazione si sarebbe dovuta tenere al teatro per chiudere il cerchio dopo 30 anni circa di quell'avvenimento, perché accanto al Tinebra storico avremmo messo il Tinebra poeta. Quello di oggi non è un convegno storico, è una celebrazione del Tinebra poeta, ma in omaggio appunto al Tinebra storico, ecco, abbiamo chiesto il contributo del dottore Calogero Messana, attualmente sindaco di Delia, ma soprattutto in questo contesto perché ha fatto delle ricerche sulla famiglia del Tinebra. Sì, in effetti Tinebra Niccolò Martorana è stato, diciamo, un personaggio che ho studiato, sia perché sono appassionato di storia locale, quindi mi ha affascinato il libro che ha scritto sulla storia di Racalmuto, e sia perché faccio parte di questa famiglia Tinebra da parte materna. Mia mamma era Tinebra e il nonno era di Racalmuto. Nell'intervento che io farò questa sera cercherò di studiare, di dare un contributo
sul Tenebra uomo, appartenendo a una famiglia benestante di Racalmuto, e sul Tenebra medico, medico delle miniere di Serra di Falco. Questo penso che sia un approfondimento che serve a conoscere le doti umane, oltre che professionali, di una persona di cultura e che aveva una grande umanità. Indubbiamente è un contributo inedito, e a proposito di contributo inedito abbiamo Angelo Cutaia che ci ragguaglierà su aspetti, su chicche veramente curiose riguardo al Tenebra Martorana. A proposito del Tenebra Martorana, perché ha preso poi il cognome della madre, devo ricordare che in sala abbiamo il piacere e l'onore di avere il procuratore Tenebra, che è stato procuratore al Tribunale di Caltanissetta, attualmente procuratore alla Corte di Appello di Catania, che abbiamo in sala. Ecco, Angelo, su che cosa ci delizierai? Ma io darò un piccolo contributo sulla figura di questo racalmutese che è rimasto lo storiografo di Racalmuto per antonomasia, pur avendo scritto un libretto in età giovanile a 22 anni e pur essendo studente di medicina, era molto appassionato della storia locale e pubblicò un libro che ad oggi ha ancora la sua validità, malgrado ovviamente gli aggiornamenti storici e critici. Tuttavia, come base di lavoro per studiare la storia locale, è ancora validissimo, anche perché ci sono gli apporti della tradizione orale che sono insostituibili, perché effettivamente noi abbiamo ricevuto attraverso questo libro anche la tradizione storica orale dei nostri antenati. Questo libro è stato riproposto dalla Prologo e da Leonardo Ciacia, ripubblicato nel 1982. Ci sono delle particolarità riguardo a una seconda edizione che non fu mai pubblicata, ne parleremo meglio in appresso, e questo giovane medico continuò a studiare la storia locale, sì, mai tralasciò gli studi storici, talché ancora un anno prima di morire scriveva sulla famosa rivista Sicania sul medioevo racalmutese. Quindi un personaggio di un certo spessore che ha dato un contributo fondamentale per la storia di questa zona. Grazie Angelo, uno storico di Racalmuto non poteva prescindere dal contributo dei racalmutesi. Abbiamo infatti i ragazzi delle scuole mediche che recitano le poesie del professionale, abbiamo i ragazzi di Lampedusa, e abbiamo un intervento particolare di un artista, del maestro Domenico Mannella, che mi pare direi ha violentato il testo, nel senso che lo ha scombinato, perché ha preso quasi fior da fiore e vi dirà lui che cosa ha creato. Bene, bene, intanto noi, sia io che il coro Terzo Millennio di cui sono il direttore, abbiamo accolto con grande piacere l'invito da parte di Piero Carbone a dare un nostro contributo a questo avvenimento, a mettere in luce che cosa ha saputo fare questo nostro grande racalmutese. Io ho letto le poesie e sono rimasto colpito dalla forma, come ha ben messo in luce Angelo Campanella, a schidionata. Cioè ha inserito in varie poesie alcune terzine dedicate soltanto alla sua Angelina. Queste terzine che precedono le varie poesie mi hanno colpito perché messe tutte insieme fanno veramente, come direi, come ho chiamato io, i fiori d'amore. I fiori d'amore di Niccolò Tenebra Martorana. Le ho musicate. E anche perché mi è venuto spontaneo trovare la musica per dei versi che erano già di per sé stessi musica. Li abbiamo musicati, con il coro li abbiamo messi, li abbiamo realizzati, li abbiamo preparati, e questa sera per la prima volta verranno presentati al pubblico assieme a tutte le altre cose. E benissimo, proprio perché siamo in ideale collegamento con l'avvenimento del 1982 al teatro chiuso, e quella volta purtroppo era chiuso e si è potuto aprire, oggi diciamo, abbiamo un motivo di rammarico, ma fino a un certo punto, perché mi pare che siamo qui in un luogo altrettanto alto. Io invece vorrei chiedere ad Angelo qualche cosa sul manoscritto, perché quella volta si concluse l'avvenimento con un gesto. Ciacia
fece dono alla biblioteca comunale di Racalmuto del libro di padre Fedele da Sambuca sulla pittura esaltata. Ora dico, chiedo ad Angelo, non so, assieme al, a chi ha trovato materialmente il libretto, il manoscritto a casa, che Nino Mattina, ecco, cosa intendete fare, donarlo, non donarlo, non lo so, che fanno una reliquia, ecco, mi pare che questa, diciamo, testimonianza sulle carte apre un capitolo molto a cuore, diciamo, ai racalmutesi che tengono alla memoria. Allora, questo effettivamente è un capitolo abbastanza triste della storia di Racalmuto, perché noi intanto non abbiamo un archivio storico fruibile, questa è la prima cosa da dire. Per cui la donazione, per esempio, del taccuino, che sembrerebbe dall'esterno il gesto più naturale in questa occasione, in realtà pone dei problemi. Intanto il problema della salvaguardia, perché il taccuino è stato trovato fortunosamente e non vorremmo che adesso in maniera deliberata venisse distrutto dall'incuria o gettato in un angolo. Per cui io credo che si debba utilizzare il mezzo televisivo anche per lanciare un messaggio intanto a tutti i cittadini sull'importanza delle carte, ma sulla necessità soprattutto di trovare il luogo adatto dove conservare, per intanto preservare e poi anche per utilizzare e rendere fruibili le carte importanti che si trovano, come nel caso del taccuino di cui stiamo parlando. Quindi questa è la cosa fondamentale, non è il problema se donare o non donare il taccuino, il problema è che il taccuino non deve andare distrutto, non deve andare disperso. Tra l'altro il ritrovamento di questo taccuino fa pensare che ci possano essere altri ritrovamenti futuri in altre case di documenti altrettanto importanti, altrettanto interessanti o forse ancora più interessanti. Ecco, quindi se si organizzasse a livello comunale, a livello istituzionale, un luogo adeguato per la conservazione e la valorizzazione dei documenti, senz'altro anche molta gente che probabilmente ha a casa dei cimeli, che ha a casa delle carte importanti che possono, diciamo, essere fomite di positivo, di studi e di approfondimenti, sarebbero più propensi a donarli se questa donazione diventa inserire la carta all'interno di un circuito adeguato. Mi pare veramente lodevole. Possiamo concludere con un ricordo e un omaggio a Tinebra Martorana e a Sciascia, perché entrambi hanno valorizzato la memoria. Nel 1982 al teatro Sciascia ha detto che un popolo che non vuole rinunciare alla libertà non è disposto a rinunciare alla memoria.